Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a questo terzo appuntamento della prima giornata di Lector in Fabula. Siamo qui per parlare del tema delle regole, una parola importante nella ricerca di questo vocabolario della democrazia che stiamo cercando di analizzare qui a Lector in Fabula. Ne parliamo con il dottor Gherardo Colombo, che non ha certo bisogno di presentazioni, oltre 30 anni in magistratura, titolare delle maggiori inchieste che hanno scandito la storia di questo paese, da Mani Pulite alla scoperta della Loggia P2 e al delitto Ambrosoli, presidente della casa editrice Garzanti e consigliere di amministrazione della RAI. Io mi presento, sono Bebi Castellaneta, sono un giornalista, mi occupo di coordinare le cronache del Corriere del Mezzogiorno, dorso regionale del Corriere della Sera. Non voglio portar via molto tempo, anche perché appunto c'è grande interesse, quindi probabilmente ci sarà spazio anche per delle domande dal pubblico e quindi si potrà insomma interagire per discutere di questo tema. È un tema, dico soltanto che questo delle regole è un tema, a mio avviso, che può sembrare, diciamo, qualcosa di scontato, qualcosa di semplice, tutto sommato può sembrare appunto una cosa normale, ci sono delle regole, vanno rispettate. In realtà è un tema, sicuramente anche un vocabolo, più complicato di quello che sembra, specialmente in un paese come l'Italia. Purtroppo qui sfonda una porta aperta, dove basta dare un'occhiata anche all'attualità, si fa fatica per mettersi d'accordo sulle regole. Le regole spesso vengono, diciamo, modellate, utilizzate a seconda delle occasioni, a volte semplicemente ignorate, altre volte invece strumentalizzate. E del resto questo è il paese dove appunto per indicare un divieto non è sufficiente scrivere che è vietato, ma bisogna dire che è severamente vietato. Io a questo punto cedo subito la parola al dottor D'Ambrosio. A dottor Colombo, chiedo scusa, chiedendogli magari come è possibile, diciamo, e che strada dobbiamo percorrere per approdare a un sistema di regole condivise che metta un po' tutti d'accordo. Sì, no, buonasera. Buonasera. Allora, qui mi sembra che la regola sia che gli incontri durano un'ora, proprio massimo un'ora e un quarto. Quindi dobbiamo essere capaci di, tra tutti, non soltanto io ma anche voi, di riuscire a fare qualche cosa di compiuto, almeno sotto il profilo del riuscire a capirci, no? In questa ora e un quarto, che saranno già ora e 7-8 minuti. La prima cosa mi viene, perché siccome io ancora molto, cioè abbastanza spesso mi succede di avere contatti anche in occasione di questo tipo con Pier Camillo Davigo, che se lo ricorda, cioè, lavoravamo insieme tempi di vita. E anche lui dice strettamente, severamente proibito, si dice soltanto qui. Invece secondo me proprio non è vero, si dice anche altrove, anche negli Stati Uniti si dice. Io la prima volta che sono stato a New York, credo che questo cartello non ci sia più, però nelle strade del centro di Manhattan, c'era un cartello che diceva: non pensate nemmeno da lontano di posteggiare la macchina qui, che è altro che essere veramente proibito, no? E strictly forbidden si dice, cioè si legge sui cartelli. Questo per dire che è vero che in Italia la devianza è assolutamente particolare, però il tema, il problema del rispetto delle regole esiste un pochino dappertutto. Da noi è particolarmente drammatico, effettivamente è particolarmente drammatico. Io farei una cosa, se lei me lo permette, e se voi siete d'accordo, mi alzerei e girerei, perché sono abituato a fare così. Se vuole possiamo conversare insieme peripateticamente lungo il corridoio, oppure se non vuole sta seduto lì e io vado in giro. Io l'accompagno volentieri, come preferisci. Ecco. Però abbiamo un problema, perché se entrambi andiamo in giro con il microfono, col filo, succede che uno dei due incespica. Vada lei, io va... Voi ridete? No, andiamo con il microfono solo, se vuole. Possiamo provare, perché in genere vado... Proviamo ad andare in giro insieme e così facciamo delle domande anche a loro.
perché, attenzione che anche lì si scivola, potrei chiedervi come state, perché anche quello è importante molto. E a me viene anche in questa occasione, che siete tutti adulti, di cominciare facendo una domanda a voi. Stiamo parlando di regole. Io credo che sia molto importante come le vediamo le regole. E allora la prima domanda che vi faccio, perché me ne farò anche altre, è come siete illuminati? Veramente? La prima domanda che vi faccio è: quando sentite la parola regola, che reazione vi viene? Proprio istintivamente. Io non voglio un ragionamento, voglio sentire di pelle, di stomaco, la vostra reazione. Quando sentite la parola regola, vi viene da esultare o vi viene da deprimervi? Fate viva o fate u? Com'è? Attenzione, ma è la mia domanda diversa. Cosa sentite di... Non la risposta. Io non voglio... Cioè, vi chiedo di non fare un ragionamento, ma di dirmi cosa sentite. L'emozione che sentite è un'emozione di accoglimento, è una vi sentite vicini o allontanate? Chi l'ha detto vicini? Veramente? Veramente? Cioè lei quando sente la parola regola dice evviva. Sicuri? Lei dice, questo qua è un'altra cosa. Attenzione, questo è un ragionamento, senza regole non si può vivere, non si può vivere neanche senza l'olio di ricino quando si è indisposti, eccetera, senza medicine, però quando uno dice medicina, dice ti piace prendere le medicine? Ecco, allora vede, senza regole non si può vivere, non è la risposta, cioè va bene, cioè, è impossibile effettivamente, ma non è la risposta. Quando sente la parola regola, l'emozione che sente è un'emozione di presa di distanza e dice ma questa roba qua che bestia è, ma non è, oppure che bello lei dice. Quindi lei non mette mai la macchina di via di sosta? Per niente? Non le succede neanche che se viene l'idraulico e le dice la fattura la facciamo o no? Ah, vede che comincia, basta. No, ma non volevo, cioè mi fermo qui perché non vorrei poi entrare troppo nella sua privacy. Fermiamoci qui. La fattura dell'idraulico probabilmente fa capire di più la mia domanda, no? Ecco, fa capire di più la mia domanda. Quando sentite la parola regola, vi viene da esultare, vi viene da fare o vi viene da fare? Se vi viene da fare perché? Perché vi viene da fare? Fastidio sinceramente, perché è come se limitassero un po' la mia libertà. Perché ha detto il signore che possiamo darci un 5, perché non tolga la mano. Sì, infatti, era tutto per salvarla da un... Quando sentiamo, perché le regole, secondo il signore, ma credo secondo molti, noi pensiamo che limitino, che ci limitino. Perché secondo voi, perché vi credo? Cioè, dovevo dire, magnifico. Cioè, se spara verso l'alto non dà fastidio a nessuno, ci vediamo reciprocamente, per me è meglio, perché io preferisco parlare con persone che vedo, piuttosto che con persone nel buio, non vedo le espressioni. Cioè. Perché secondo me, ditemi se vedo giusto oppure no, secondo me, noi la parola regola la percepiamo come una specie di sinonimo di obbligo. Si tratti di comando, si tratti di divieto, vero? Imposizione, benissimo, lo stesso. E quindi a voi piacciono le imposizioni? C'è qualcuno a cui piacciono le imposizioni? Non vi piacciono le imposizioni, e se non vi piacciono le imposizioni, quando una cosa non piace si cerca di evitarla. E allora ha spiegato l'arcano, perché in questo paese è così frequente la trasgressione. Perché si attribuisce alla parola regola quel senso. Se
questa equiparazione. Cioè, le regole sono obblighi nel senso di comandi o di vieti, imposizioni oppure no? Ti ho detto no, deve spiegare. Mi spieghi? Le regole permettono di vivere bene. In un senso sociale, se ci sono le regole, si vive bene. Se non ci sono le regole, è un problema. Ma se ci sono regole, si vive bene. La società del 800 era regolata, era disciplinata da regole. Le donne vivevano bene nell'Ottocento. Neanche adesso, veramente. Non vivevano bene nell'Ottocento, perché nell'Ottocento i maschi stavano qua. Allora, vedi che non è proprio così. Ecco. Ci pensi? Io sono una professionista delle regole. Sì, ci hai fatto. Cioè, io sono insegnante. E allora, da una situazione di caos, con i bambini si decide di darci delle regole. Sì, attenzione, si decide di darci delle regole, però. Le regole da sole, le regole non sono, cioè sono tutte uguali. Ma si sono create dagli stessi. Aspetti un attimo. Ma potrebbero anche essere create, aspetti un attimo. Le regole sono tutte uguali o ci sono differenze tra le regole? Le regole sono contestabili, modificabili, attenzione, in un consenso sociale. Ma sono tutte uguali oppure hanno la stessa valenza, voglio dire, oppure no? No. Ah, allora, se non hanno la stessa valenza, le regole in generale, parlando di regole in generale, beh, credo che per dare una valutazione delle regole si debba guardare la valenza. Se è equa sì, se non è equa no. Ma quando è equa? Cioè, scusi, nel senso che è un problema, dicevo. Certo che è un problema vedere quando una regola è equa e quando no. È equa quando rispetta la libertà degli altri e la sua libertà. Cioè, lei dice è equa la regola quando organizza la società in modo da rispettare la libertà reciproca. Ma guardiamo la storia. Quando è che è successo così? Mai. Allora, se non è mai successo così, ma perché non è mai successo così? Adesso dico qualche cosa io, perché se no, lei se vuole si segga, può sedersi qua ogni tanto. Dico qualche cosa io. Non pensate che non è mai successo così proprio perché le regole ordinavano una società in un modo diverso. Adesso vi dico una cosa che mi sconvolge. Pensate, giustizia nel corso dei secoli ha voluto dire discriminazione. Discriminazione. Aspetti un attimo, questo è troppo avanti, ci arriveremo. Perché c'è il concetto di sé di giustizia? Perché quando c'è differenziazione sociale, gli uomini e le donne possono diventare diversi, la giustizia può essere valida per un soggetto, ma invalida per... Attenzione, in una società organizzata piramidalmente, in cui le regole dicono che chi sta in alto può e chi sta in basso deve. In una società di quel genere, certo che per la stragrande maggioranza delle persone regola equivale a imposizione. Perché per la stragrande maggioranza delle persone in una società discriminata, fatta come una piramide, in cui chi sta in alto può e chi sta in basso deve, la stragrande maggioranza delle persone sta in basso e quindi regola vuol dire imposizione, vuol dire obbligo. In una società di quel genere. Bene, noi continuiamo a ragionare come se vivessimo nel passato. A me viene da farvi una domanda a questo punto, non credo che sia imbarazzante, tanto rispondo quasi sempre la stessa. Chi di voi ha letto la Costituzione? Voglio alzare la mano a coloro che hanno letto la Costituzione. La Costituzione. Letta tutta la Costituzione, non un articolo. Attenzione che poi interrompo. Ma mi sono abbassato praticamente. Quanti sono? Vediamo quanti sono. Non sono 150, è più grande. No, lei si è fermato un po' lì. Aspetta. Sono 150. No, che se non sei giocato. Sono 139.
perché secondo il modo di organizzare lo stare insieme della Costituzione, sicuramente le regole prima di tutto non sono obblighi. Che cosa sono? Sono fonte di diritti. Così come le regole possono essere fonte di obblighi, possono essere anche, anzi, secondo la nostra Costituzione, in primo luogo le regole sono fonte di diritti. Voi che avete letto la Costituzione, cosa dice l'articolo 2? Vediamo se tutti quelli che hanno letto la Costituzione, che sembrava, cosa dice l'articolo 2? Qualcuno a questo punto dice, ma io non mi ricordo per nulla, non mi ricordo per tutto il mondo. No. Però il divertimento non deve essere. Qui, scusate, apro una parentesi, che non è una parentesi lunga, però devo aprire. C'è qualcuno, lei non lo so, gioca a carte? Sì. Che gioco gioca? Quasi tutti. Quasi tutti, quindi me ne dico. Quintiglio, per esempio. Quintiglio, ma qui non saprei giocare. Si può giocare a quintiglio senza conoscere le regole del quintiglio? Assolutamente. Assolutamente no. C'è qualcuno che gioca a pallone? Ecco, lei gioca a pallone. Si può giocare a pallone senza conoscere le regole? Sì. Perché lei così che leggeva a staccare le gambe? Farebbe in modo
sia sullo stesso piano. Voi non lo sapete, ma ve lo dico. Allora, la Costituzione comincia. No, no, non lo sapete e non ve lo dico. Dov'è che sta il principio? Da cui, e qual è, se vogliamo, da cui discende tutta la Costituzione, il punto di partenza, il fondamento, la base. Dov'è che sta? E che cos'è? L'uguaglianza è una conseguenza. No, anche quella è una conseguenza. Ci sono sette parole. Rimuove gli ostacoli, anche quella è una conseguenza. Perché rimuove gli ostacoli? Perché sono tutti uguali, attenzione, sono tutti uguali, ma conseguenze. Davanti alla legge, va bene, ma sono tutte conseguenze. Com'è? No, anche il lavoro è uno strumento, attenzione, la libertà. Appunto, siccome ti permetti, è uno strumento, con lo spazio di non agenti ti permetti di agenti. Dai, lo dico io, perché sennò andiamo avanti chissà fin quando. Tutte le volte che mi vedo mi dico, oh, come sono invecchiato. Secondo me ciascuno di noi, voi no perché siete giovani, ma le persone della mia età, di qualcuno di voi, pochi, hanno di se stessi un'immagine che risale a qualche anno precedente. E quando si guarda allo specchio dicono, guarda un po'. Poi si tolgono dallo specchio e rimettono dentro l'immagine con capelli e le maschi. Un colore diverso, meno rughe anche le femmine. Ma le femmine in effetti le rughe se le cioè, lasciamo perdere. Anche maschile. No, nel senso che si truccano. Si truccano, truccarsi vuol dire proprio truccarsi. Il punto di partenza è l'inizio dell'articolo 3, che chissà perché tutti noi ci dimentichiamo, forse perché viviamo nel passato, che dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Sono queste due parole, pari e dignità. Cioè la dignità è il soggetto a cui si attribuisce, a cui consegue, non la parità. Tutti hanno dignità e siccome tutti hanno dignità, questa dignità è esattamente il contrario di quel che succedeva prima, quando invece la dignità era distribuita a livelli diversi. Certo, non ne aveva lo schiavo, non ne aveva nessuno. Le femmine un pochino di più dello schiavo, i maschi un pochino di più, ma nell'ambito di tutte queste, di queste tre categorie, chissà quante altre, esisteva comunque un'ulteriore gerarchia. Pari dignità che vuol dire due cose. Perché l'uguaglianza, per conto suo, potrebbe essere un'uguaglianza di indegnità. Indegnità, ma... esatto. Un po' come era l'idea del grande inquisitore di Dostoevskij. Gli esseri umani vili, ribelli, pusillanimi, incapaci, litigiosi. Se gli esseri umani sono quel che dice il grande inquisitore, è necessario che ci sia qualcuno che li governi. Soltanto se sono dignità possono governarsi da soli. E allora per quello la sovranità appartiene al popolo. Per quello l'Italia è una repubblica democratica. Sarebbe un non senso dire che l'Italia, cioè pensare di organizzare l'Italia come una democrazia, se si pensasse che gli esseri umani sono generalmente indegni. Sarebbe un non senso. Il punto di partenza è quello, il riconoscimento della dignità e della dignità pari di tutti. Di lì discende tutto. Se tutti, è come un triangolino la Costituzione, se la guardiamo nel modo più sommario possibile immaginarlo, la Costituzione è come un triangolino. In alto ci sta la persona, qualunque persona. Tutti sono importanti. E se tutti sono importanti, allora, l'articolo 2, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dei popoli.
Perché? Che senso avrebbe anche qui, se non tutti fossero importanti, garantire il diritto di tutti. I diritti di tutti. C'è un intervallo musicale, pubblicità. Garantire il diritto di tutti soltanto se tutti sono bene. E siccome persone, diritti, allora tutti i cittadini sono uguali fronte alla legge. È la conseguenza della dignità e del riconoscimento dei diritti per tutti. Che è uguale di fronte alla legge non vuol dire essere uguali. Si vede, guardate come si vede che siamo diversi. Ma si vede oggi. E d'altra parte la Costituzione dice che siamo diversi, perché dice uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. La dice, guardate, siamo tutti diversi, però di fronte alla legge ciascuno ha le stesse possibilità del mondo. Dice addirittura che se la situazione di fatto non è quella, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che non consentono la piena realizzazione dell'essere umano. Persone, diritti, pari opportunità. I doveri vengono dopo, noi che siamo qui sempre concentrati sul fatto del vedere le regole come se fossero delle imposizioni, i doveri vengono dopo. E esistono, chiedo scusa, nel nostro sistema soltanto se sono funzionali alla possibilità di esercitare i diritti. Quando si dice diritti si dice anche doveri, ma dovere, il dovere è uno strumento per far sì che esistano effettivamente i diritti. Delle volte si capisce bene. Se il Signore ha il diritto di esprimere liberamente il suo pensiero, articolo 21 della Costituzione, io poi ho il dovere di non mettergli la mano davanti a poco valutare, perché se no non potrebbe esprimere. Il mio dovere è funzionare al suo diritto. Delle volte si capisce bene, benissimo. Altre volte è un pochino più difficile. Gli italiani non capiscono proprio per niente, parlando in generale, perché poi ce ne sono anche che lo capiscono. A proposito dell'articolo 53, il quale articolo 53 dice, sapete cosa dice? Quello lì, anche se lo sapeste, l'avreste rimosso. Dice che, in sintesi, che tutte le persone che hanno un reddito devono pagare le tasse. Che tutte le persone che hanno un reddito devono pagare le tasse. L'hanno visto soltanto qua. Soltanto se servono ai diritti. C'è qualcuno che mi sa dire perché bisogna pagare le tasse? Questo dovere di pagare le tasse, che diritto serve? Servizio. Che diritto? I servizi non possono in mente, di un ciclo, che c'è anche la prego. Aspetti che le porto il microfono, se no non la sento. Noi siamo in questo sacco e diciamo il benessere, non vorrei la politica, ho detto tutto, ma ci servono quali fanno. Per tutti noi abbiamo certi personaggi che hanno fatto ciò che hanno fatto quando hanno ucciso la comunità, che dispiace, era una politica del dialogo, della convivenza, del rispetto, della dignità. Stiamo perdendo i valori. Stiamo perdendo i valori. Se ci spostiamo un po', poi facciamo fatica. Diceva la buona di mio padre. Tasse. Tasse. Tasse.
saremo. Abbiamo chiesto il Mussolini per l'Italia pace. Questa è una realtà. Quindi torniamo al percorso. Ecco, perché? Perché esiste questo obbligo di pagare le tasse, visto che i doveri e quindi gli obblighi sono giustificati soltanto se funzionali ai diritti? Per avere pari dignità. Lei dice per avere pari dignità, in che modo? Cioè, quale diritto bisogna? Io credo che, così come abbiamo individuato il diritto di manifestare interamente il proprio pensiero e il correlativo dovere, fanno anche uno sport, il signore ha visto quel che si è visto. Ma secondo voi, non mi piacerebbe, posso raccontare una storiella breve? C'è un signore che sente che il pagamento delle tasse è funzionale all'esercizio di diritti, ci pensa un po', e dice: ho capito. E lui non ha mai pagato le tasse, però ha capito sentendo questa storia, e allora finiamo questa serata e lui esce e si avvia verso casa. E guarda il primo lampione che trova e dice: porca, devo vendarmi. Eh sì, devo vendarmi perché non ho mai pagato le tasse, e questo lampione è stato comprato con i soldi delle tasse, e il comune può pagare la bolletta della luce perché altri pagano le tasse, io non ne ho diritto, io non ne ho diritto. E si venda, si venda e si avvia, si cammina su marciapiede, poi si ferma, dopo quattro passi dice: adesso che ci penso anche il marciapiede l'ho fatto. E come faccio? Vado a casa per i campi. E bendato va a casa per i campi, dopo un po' si sbenda quando non può più percepire la luce dei fanali, no? Dei lampioni. E si sbenda, però c'è la luna, c'è l'ho coperto, come fosse stasera. Non piove, per fortuna storia. E si avvia verso casa, non ci vede proprio niente, mette un piede in un fosso, si storce il piede. E gli fa un male dall'altro mondo, adesso vado al pronto soccorso. Andare al pronto soccorso, devo cercare in una clinica privata che non riceva neanche una lira di sovvenzione da parte dello Stato. Oh, povero me, come faccio? E va verso casa. Arriva a casa e trova la casa svaligiata. Insomma, è stato via un sacco di tempo. Sono arrivati là, gli hanno tolto tutto quello che aveva in casa, ha portato via i mobili, la televisione. Per fortuna non aveva gioielli in casa, se no sarebbe stato ancora più affatto. E si avvicina al telefono, chiama i carabinieri, chiama la polizia, fa il primo numero e si ferma. Ma anche i carabinieri, questa storia che non ho mai pagato le tasse, questa storia che non solo non ho mai pagato le tasse, ma neanche, ho anche capito perché. E non posso chiamarli perché e gli stipendi dei carabinieri con che soldi sono pagati? E le macchine con che soldi sono comprate? E la divisa le armi per retto, non posso chiamare i carabinieri, non posso. Oh, apre Firenze, beviamoci qualche cosa che mi è venuta anche sete. I figli, come spesso succede, hanno soltanto il frigorifero, non c'è dentro niente. Va, si avvicina al rubinetto, apre il rubinetto, lo chiude subito. Anche l'acqua arriva a casa mia per via del fatto che altri pagano le tasse. Basta, io non voglio più approfittare di qualche cosa che non contribuisco a fare. Non devo. Però devo andare in pari lo stesso. Si ferma sull'uscio perché gli viene in mente che anche la rete fognaria è arrivata a casa sua grazie al fatto che altri pagano le tasse. Pensate, soltanto per questa, facendo questo raccontino, il diritto alla sicurezza, il diritto alla cura, noi diciamo alla salute, il diritto a circolare liberamente, il diritto all'igiene.
senza tirare in ballo i figli e quindi il diritto all'istruzione. Pensate un po'. Senza le risorse che arrivano dalle tasse non si può godere di nessun diritto. Se nessuno pagasse le tasse non avremmo nessun diritto. Saremmo ancora ai tempi di Don Rodrigo, che poteva permettersi la polizia privata ai pari, e quindi la polizia ce l'aveva soltanto lui o qualche altro che stava nei posti più alti della società. Allora, non cambia forse la prospettiva se noi pensiamo che le regole servono in primo luogo a garantirci i diritti e poi, soltanto per garantirci i diritti, esistono anche degli obblighi. E a voi piace poter dire quello che pensate? Ho sempre pensato che condanne a evasori di questo genere si debbano tradurre proprio in questa mancanza di diritti per sé e per i propri figli. È un po' vendicativo dei figli, poi siamo ancora a colpa dei padri che rimangono sui figli. Io sono dell'opinione diversa, io sono di un'opinione contraria. Secondo me invece, e poi forse abbiamo anche un attimo di tempo per cercare di intuforarci, perché introdurci sarebbe troppo in questo tema. Io credo che proprio la punizione sia una cosa che non va bene. Cioè, attenzione, è necessario, è assolutamente necessario che esistano le regole, però le regole non devono necessariamente avere questo ulteriore riflesso costituito dalla punizione. E deve avere una conseguenza la loro trasgressione, ma credo proprio che sia una conseguenza diversa. Sapete perché? Perché occupiamoci un attimo, ma soltanto un attimo, del tema dell'educazione. Occupiamoci un attimo, soltanto un attimo del tema dell'educazione. Un attimo, magari due anni e mezzo, del tema dell'educazione. In una società come la società verticale, chi sta in alto comanda, chi sta in basso obbedisce. E a che cosa deve tendere l'educazione? Si educa a che cosa? In una società in cui c'è pochi che comandano e tanti che obbediscono. È necessario educare appunto alla obbedienza. E all'obbedienza come si educa? Attraverso punizioni e premio. Se fai quello che ti dico io ti premio, se fai il contrario di quello che ti dico ti castigo. E il modo di intendere l'educazione purtroppo ancora oggi è generalmente nel nostro paese ancora quello. No, lo si vede in alcune particolari, se sei commosso da un pomodorino. E se non fai i compiti, questa sera non vedi la televisione. Che è detto spesso da chi contemporaneamente dice che la televisione non se ne può più. No? E che trasforma la televisione in una cosa positiva dicendo ti castigo, non guardi la televisione, il messaggio che arriva al bambino e alla ragazza cos'è? La televisione è una cosa positiva, tanto che il castigo consiste nella sottovalutazione, ma lasciamo perdere. Premi o punizioni? Questo è assolutamente funzionale a una società in cui c'è qualcuno che comanda e tutti gli altri obbediscono. Torniamo all'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è una repubblica, mi scusi, io non ce l'ho con lei. L'Italia è una repubblica democratica. La sovranità appartiene al popolo. Chi è che può? Cioè, sapete che democrazia vuol dire governo del popolo. Perché il popolo possa governare, che caratteristica deve avere ciascuno dei suoi componenti? Deve essere? Beh, forse anche quello, però
che se non è libero è governato, lui è fortunato per un fatto. Secondo voi, educare all'obbedienza educa a essere liberi? Allora, se il presupposto essenziale perché funzioni una democrazia è che i membri del popolo siano liberi, educare alla obbedienza esclude la possibilità per la democrazia di funzionare. Se per educare l'obbedienza, l'uso di premi o punizioni porta all'obbedienza, usando premi o punizioni non si renderà mai una persona libera e nessuno però mai fa funzionare la democrazia. È ad altro che è necessario educare. È appunto necessario educare a alla libertà, ma avete paura di queste parole, eh? Orca, com'è che avete paura di questa parola? Libertà. Educare a gestire la propria libertà. Ad essere capaci di scegliere, di distinguere quel che è giusto da quel che è sbagliato, quel che è utile da quel che è inutile. Se proprio vogliamo usare delle parole grandi come questa cosa, a distinguere il bene dal male. Perché funzioni la democrazia è necessario che le persone che ne fanno parte siano capaci di scegliere. E per essere capaci di scegliere, com'è che si può educare? Ci saranno sacchi di insegnanti a scegliere. Come si può educare a scegliere? Beh, in primo luogo si scarta quello che abbiamo visto essere un metodo contrario. E in secondo luogo, invece di giocare sul fai così perché te lo comando, è andare a vedere, vediamo un po' come si fa. Esperienza. Vediamo come si fa, pratiche democratiche, ma pratiche democratiche nei rapporti tra le persone, quindi genitori e figli, insegnante e allievo e via dicendo. Insegnanti e genitori. È soltanto in questa. Allora, una volta le regole erano diverse, gli insegnanti avevano la bacchetta, il cappello con le orecchie d'asino, eccetera. Adesso le regole sono queste qua. E qualche volta è raro vederlo, anche oggi. Ma perché è raro vederlo anche oggi? Perché, lo ripeto ancora una volta, viviamo secondo le regole di prima. Non ci siamo accorti che sono regole. E viviamo anche questa grandissima contraddizione, no? Del dire, ma che roba, ma la legge non è uguale per tutti, e contemporaneamente praticare un comportamento che non può portare ad altro che a una legge disuguale. E certo che dobbiamo fare una grandissima fatica, perché in primo luogo dobbiamo modificare noi stessi. Com'è? No, aspetti un attimo, prima di dare l'esempio bisogna che siamo in grado di dare l'esempio. E per essere in grado di dare l'esempio bisogna comportarsi. Io lo dicevo, cioè ci sono dei boati quando, per farvi un esempio, no? Quando dico ai ragazzi, io ne faccio tanti, ne faccio 300 di incontri all'anno con i ragazzi e ne faccio un centinaio con adulti. E mi capita quando si arriva a punti analoghi a questo, e mi capita di dirti, di dirlo loro, scusate, di dire che se è giusto, giustissimo, perché è vero che è giusto a mio parere, che gli insegnanti impongano ai ragazzi di spegnere il cellulare mentre si fa la lezione, beh, altrettanto giusto sarebbe se gli insegnanti spegnessero il cellulare. Cioè, questo per dire l'esempio di come dobbiamo cambiare noi. Se è giusto, giustissimo, perché i genitori devono essere.
l'insegnante non arrivasse mai tardi. Se no, cioè, com'è che fa un insegnante? Arriva tardi, dice, oh, scusate ragazzi, ho fatto tardi, ma c'era un gran traffico. E la mattina dopo arriva un ragazzo e dice, scusi prof, ma c'era un gran traffico. Sì. Io posso, tu no. Io posso, tu no. Io posso, tu devi. Vedete qua, verticale. Quindi bisogna fare un grande, bisogna guardarsi dentro. Perché soltanto se ci chiariamo, riusciamo a metterci in sintonia con quelle regole che fanno la società orizzontale. E siccome non si può vivere senza regole, lo sappiamo, ma non perché l'ha ordinato qualcuno, perché proprio di fatto noi non possiamo vivere senza regole. Ci siamo trovati qui questa sera alle 9:30 perché tutti misuriamo il tempo allo stesso modo e usiamo la stessa regola nella misurazione del tempo. Regola che peraltro cambia due volte all'anno. Invece alla fine del mese prossimo passeremo dall'ora legale all'ora solare. Chi non applicasse la nuova regola e non si incontrerebbe con nessuno. Pensate, peraltro, questa regola è quella del cambio dell'ora, che è una regola che non ha sanzioni. Non c'è scritto da nessuna parte. Chi non sposta la lancetta dell'orologio è punito, o soggetto alla sanzione amministrativa, eccetera. Eppure la regola funziona lo stesso. Perché? Perché si fa in fretta a capire che se non osservi quella regola sei fuori dalla possibilità di comunicare. È così come si fa in fretta a capirlo, anche se non si sa che c'è la regola della misurazione del tempo, no? Bisognerebbe arrivarci. È così come ci si accorge, anche se non si sa che si tratta di regole, che se non si rispettano le regole del linguaggio non si può comunicare. La nostra lingua, come qualsiasi lingua, è un complesso infinito di regole. Dobbiamo andare alle elementari, e poi alle medie, e poi alle superiori, poi magari all'università, e qualcuno arriva a fare i concorsi di magistratura facendo degli errori di ortografia. Vuol dire che ancora non ha interiorizzate tutte le regole. Se non applichiamo le regole della comunicazione, non possiamo. Se io vi dicessi domani andai a Roma, cosa capite? Domani andai a Roma. C'è un giorno, ci sono stato. Ecco, siccome senza regole non si può vivere insieme materialmente, se non applichiamo quelle che ci mettono sullo stesso piano, necessariamente applichiamo quelle che ci mettono in gerarchia. Secondo me le tappe sono quattro. In primo luogo chiarirci le idee. In secondo luogo essere coerenti. Ma la chiarezza e la coerenza ancora non bastano, perché si può essere coerenti astenendosi. E la Costituzione, lo ricito un'altra volta, all'articolo 1 dice l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Sapete perché? Perché la interpretazione tradizionale è l'Italia una Repubblica Democratica che è fondata sul lavoro, perché il lavoro realizza le persone, perché il lavoro consente di vivere, eccetera, eccetera, eccetera. Io ne do una ulteriore lettura. L'Italia è una Repubblica Democratica soltanto se i cittadini lavorano, si impegnano, fanno fatica per fare in modo che sia una Repubblica Democratica. Quindi non bastano la chiarezza e la coerenza, è necessario anche l'impegno, che vuol dire non tirarsi indietro, fare, ma fare veramente, utilizzando per fare le regole date dalla Costituzione, perché sennò si va fuori, ma fare. E non basta neanche la l'impegno, perché è necessario. Anche insieme agli altri. Chiarezza, coerenza, impegno e partecipazione. Questa è la strada, ma avendo, come dicevo, le idee chiare. Prima tra tutte, l'idea che per riuscire
a organizzare una società delle opportunità pari, è necessario essere capaci di essere liberi. E quindi è necessario educare ed educarsi alla libertà, che vuol dire anche alla responsabilità. C'è rimasto una decina di minuti. Voi avete delle domande da fare, che ho steso definitivamente perché voi non parlate con nessuno. Orizzontale con un'economia verticale. Anche l'economia può cambiare, può cambiare anche l'economia, anzi è necessario che cambi l'economia. Ma io credo che anche lì, no? Dipende sempre dall'atteggiamento generale. Noi siamo abituati, ma siamo veramente abituatissimi a trovare un capo espiatorio. E sono i politici, oppure sono i giudici, oppure l'economia, oppure il mercato. Guardate che tutte le parole sono pura astrazione, e se non ci sono le persone che si comportano in un determinato modo. Adesso noi siamo in un periodo di estrema difficoltà, perché siamo in un periodo di grande difficoltà, ci sono tante persone che perdono il lavoro, ci sono tante altre persone che non lo trovano, i ragazzi, c'è una percentuale di disoccupazione elevatissima, però nonostante queste immense difficoltà nei confronti di due terzi, tre quarti del mondo, quattro quinti, continuiamo a essere privilegiati. Questo vuol dire che ci mettiamo nel nostro per fare in modo che l'economia funzioni così. E lo sappiamo tutti, compreso, ogni tanto ci distraiamo, che le cose che acquistiamo molto molto frequentemente sono state manufatte da persone che prendono un centesimo, lavorando in luoghi in cui ci sono le porte chiuse, ogni tanto scoppia un incendio, muoiono tutti. Allora, noi quando parliamo di economia troviamo il capo espiatorio che ci rende innocenti, e invece non è così che funziona. E si tratta di decidere, ci va bene una società verticale, basta lamentarsi. Sì, prego, arrivo. Con questa economia che è nettamente orientata. Allora io devo sapere come devo comportare, chiaro che dipende da me. E parliamo per esempio della professoressa, dell'entrare in orario con me. Cioè, volendo la gerarchia, diciamo. Invece nell'economia no, non esiste, cioè, non puoi avere, almeno adesso, la figura del padrone. E questo no, secondo me lei sempre in questa logica dell'oppositore, attenzione, secondo me invece, allora io so che ci sono, aspetti un attimo, mi faccio, che ci sono persone che non soltanto se ne approfittano, ma creano anche queste condizioni, è sicuramente. Dopodiché ci sia, sta a noi se starci o non starci, sta a noi se starci o non starci. Voi sapete, vi ricordate che nel 1789 che è successo in Francia? Ecco, io vi premetto che non sono tanto d'accordo con la rivoluzione francese, anzi, secondo me non è stata una bella cosa. E secondo me non è stata una bella cosa perché, a mio parere, ma io lo credo proprio, i mezzi devono essere coerenti con i fini. Se no portano da un'altra parte. Io sono convinto, convintissimo, non è vero che il fine giustifica il mezzo, è vero il contrario, è vero che il mezzo inadeguato non ti fa raggiungere sicuramente il fine. E allora se si potrebbe anche capire che uno dice ma quello di uguaglianza è un po' troppo alto, gli tagliamo la testa, vabbè, ma come la mettiamo con la fratellanza? Anche con l'uguaglianza,
Quindi io penso che d'altra parte, penso, lo Stato, vedo, chi è che ha fatto la restaurazione? Dopo la rivoluzione francese, chi ha fatto la restaurazione? Chi? Beh, Napoleone, cioè, vedo che ci intendiamo. Ha fatto Napoleone dopo 14 anni, 15 anni. Dopo 15 anni strappa le mani, dalle mani del Papa alla corona per mettersela in testa e eleggersi, nominarsi imperatore. Era partito nel 1789, in un senso, i mezzi utilizzati hanno portato da un'altra parte, con dentro qualche milione di morti, minimo un milione di morti in 15 anni. Quando era, cioè, abbiamo più uno statistico storico che sa quanta era la popolazione della Terra nel 1789. Sì, forse meno. Quindi se paragoniamo, si tratterebbe di milioni, forse anche una decina di milioni di oggi, forse anche di più. Ecco, io dicevo, io non è che la veda bene, però la rivoluzione francese comunque l'hanno fatta. Ma chi ha fatto la rivoluzione francese? Era nelle condizioni di libertà di oggi o che cosa? Noi siamo anche convinti di vivere nel peggior periodo storico di tutta l'evolversi dell'umanità. Più sfortunati di noi, con meno mezzi di noi, non c'è stato mai nessuno. Io non credo che sia così. Io credo invece che raramente è successo che le persone avessero a disposizione tanti mezzi, quanto ne abbiamo noi oggi. E allora però, qual è il discorso? Il discorso è che bisogna fare fatica. D'altra parte, se ci guardiamo alle spalle, vediamo che tutta la nostra crescita, noi siamo quello che siamo, perché abbiamo fatto una grandissima fatica fin dal momento della nascita, una grandissima fatica per venire al mondo, no? Da una condizione che è una condizione estremamente protetta. Veniamo espulsi, ci troviamo di fronte a un mondo che in quel momento è un mondo avverso. Non abbiamo la benché minima autonomia. E l'autonomia ce la creiamo progressivamente facendo fatica. Imparando a centrare la bocca con il cucchiaino, si fa fatica, non ce lo ricordiamo. Imparando a parlare, si fa fatica, non ce lo ricordiamo. Imparando a camminare, imparando a non usare più il pallolino, eccetera, 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 ma quante fatiche. E poi l'elementare, quindi eccetera, e poi. È necessario. Siamo degli esseri umani. Ci dimentichiamo di quello molto spesso, ci dimentichiamo di essere umani. E quindi non ci riconosciamo. E allora, tra le altre cose, o tutto subito, oppure non ne vale la pena. E invece siamo degli animali degni. Eh sì, siamo degli animali venti. Quanti secoli sono stati necessari per arrivare all'abolizione della schiavitù? Quanti secoli sono stati necessari per arrivare al suffragio universale? Siamo degli animali venti. Bisogna impegnarsi sapendo che il risultato è talmente lontano che un po' di persone qui non lo potevano neanche vedere. E quando pensiamo di poter raggiungere il risultato immediatamente, usiamo dei mezzi sbagliati e non lo raggiungiamo per niente. Sì, poco fa ha fatto accenno un attimo. Certamente. Sì, ho fatto accenno. Poco fa ha fatto accenno al popolo francese, dicendo se avevano fatto bene o male con la rivoluzione. Se poi non ho inteso male, all'inizio della serata, parlando delle regole da rispettare, mi pare che abbia detto noi italiani, quindi sottintendendo che abbiamo una certa peculiarità nel seguire o non seguire le regole. Avrebbe voglia, se ne ha, se c'è,
di suggerirci a quale popolo invece di oggi possiamo guardare come esempio di seguire le regole. E avrei voglia di seguire. Ma se, per esempio, secondo me gli scandinavi. Perché anche no, perché lo vediamo. Pensate che sempre un grandissimo segno di civiltà e di coerenza con le loro regole hanno dato tutto il popolo di fronte a quella cosa terribile che si è verificata, quel signore che ha ammazzato. Qui ci sarebbero state delle reazioni emotive, super emotive da parte di tutta la cittadinanza, si sarebbe cominciato a discutere sulla pena di morte, si sarebbero stati chissà quanti favorevoli all'introduzione della pena di morte, e tutti a dire deve soffrire, palazzo, giù, eccetera, eccetera. Loro non hanno l'ergastolo. È una bella cosa, secondo me, che non esista l'ergastolo. Non hanno cambiato una legge. Hanno anche un tasso di criminalità di gran lunga inferiore al nostro. E proprio perché non hanno l'ergastolo. Cioè, guardi che è difficile stabilire se nasce in primo luogo la gallina. Sì, per esempio, negli Stati Uniti d'America, dove c'è la pena di morte, si commettono 6 volte gli omicidi che si commettono in Italia. E uno può dire perché c'è la criminalità, perché c'è più criminalità che in Italia. Però la relazione è costante, allora bisogna chiedersi. Io credo che bisognerebbe proprio cercare di avere competenza. Sono state fatte delle ricerche a proposito, no? Della relazione tra la severità della pena e l'andamento della criminalità. Ha fatto per esempio un raffronto tra Hong Kong e Singapore. Singapore durissimo, Hong Kong invece non c'era per il morto. Non c'era quando la macchina non ci sia ancora adesso. Tasso di devianza uguale a processo identico. Hanno abolito, hanno sospeso a Singapore, credo che fosse proprio così, non vorrei invertire, ma credo proprio così, fosse proprio così, non è cambiato niente. Io non posso dire che sono convinto, perché lo so, e quindi è diverso, che quel che pensiamo generalmente, e cioè che la minaccia di una pena svolga una funzione intimidatrice di deterrenza, non è vero. Quando io vi parlavo di educazione, ho fatto un accenno all'inizio della mia riflessione, poi però non l'ho sviluppato sotto il secondo profilo. Il primo profilo era quello dei ragazzi, e allora bene o male, qualcuno sicuramente aveva pensato, ma che cosa dice? Però non ci sono state delle reazioni verbali, no? Se io invece sposto il tema dalla educazione dei ragazzi alla educazione di chi ha infranto le regole, credo che appena entrati un pochino in profondità dell'argomento ci sarebbero delle reazioni emotive forti, perché secondo me la convinzione generale, con qualche eccezione, è che chi ha commesso un reato deve andare in galera. Io non penso che sia così. Io penso che siano altre le misure che costano magari ancora più fatica. Prego. Il tempo è scaduto, però posso suggerirvi, no? Di dare un pochino di una qualche occhiata a una letteratura quasi infinita che riguarda la giustizia riparativa. Si chiama giustizia riparativa, qui c'è scritto anche un libro, si chiama Il perdono responsabile. Se andate a vedere, perché bisogna sempre conoscere, no? Se non si sa, non c'è niente da fare. Notate che di fronte al 68% di recidiva in Italia,
persone che escono dal carcere commettono nuovi reati 68 volte su 100, no, 68 persone su 100, due terzi. E la recidiva, utilizzando delle misure alternative, è notevolissimamente più bassa. Però a noi quasi dà fastidio così. Perché abbiamo dentro nell'anima l'idea che si educa attraverso la punizione. E se vi dicevo un'opinione diversa quanto all'educazione dei fanciulli, beh, può essere accettata, nel senso che non crea delle reazioni, non crea l'incapacità di non esprimere l'opinione contraria. Invece su questo tema potremmo fare l'esperimento, lo facciamo magari un'altra volta. È un tema, la sicurezza ha a che fare con la paura. Con la paura non si ragiona, la paura si sente. E si fa una grandissima fatica ancora una volta a mettere in sintonia la pancia che sente la paura con la testa che cerca di trovare effettivamente la strada, la via per ottenere la sicurezza. Ci sono altre domande? Arrivo. Io poi adesso ti butto lì, passando, che non ho cenato. Sì. Io ho contato solo una piccola contraddizione, sì, che secondo me. Noi abbiamo coordinato il nostro discorso sul concetto di dignità, però quella non distingue. Questa dignità non avrebbe detto, l'abbiamo lasciato come un concetto un po' astratto. Lei per distinguere, dove bisogna essere coerenti, bisogna partecipare, uno stato di coscienza e impegno insieme. Ok, però se tutti quanti abbiamo per natura, perché il solo fatto di essere cittadini italiani, il diritto. No, della dignità sì, però questa dignità, vivendo in Italia, ci dà il diritto di esercitare il potere democratico, perché siamo democrazia. Se tutti quanti abbiamo questo diritto, ma questo diritto richiede appunto quella dignità, nella fase transitoria, fin quando non si realizza quello che io appieno, che ho detto, sono delle regole dei diritti basati sulla libertà, sulla coscienza, sull'imposizione, sulla paura, come si gestisce questo transitorio? Se c'è una dignità infusa nel solo diritto di cittadinanza, è una, diciamo, una non raggiunta dignità nell'esercizio di questo diritto. Secondo me si paga lo sconto. Secondo me si paga lo sconto, perché altrimenti non ci si arriverà mai. Cioè, attenzione, bisogna stare molto, molto, ma molto attenti in questo campo, perché se si fa una graduatoria, allora, soltanto quelli che sono sufficientemente istruiti, per esempio, o quelli che dimostrano la sufficienza di essere liberi, possono governare. E la società si trasforma. La società si trasforma. Qui, secondo me, anche lei vorrebbe che immediatamente si arrivasse alla situazione in cui la democrazia è compiuta. Io non credo che ci arriveremo mai a un compimento assoluto della democrazia. Perché siamo esseri umani, siamo talmente fallaci, siamo talmente imperfetti che tra 100 anni saremo morti tutti. Pensate un po' che roba, che imperfezione. Allora è necessario fare un percorso, e i percorsi si fanno attraverso delle trasformazioni necessariamente lentissime. Questa trasformazione lentissima nel campo del riconoscimento della dignità però parte necessariamente dal riconoscimento effettivo della dignità. Cioè, il punto di partenza è qualcosa di, si direbbe, non negoziabile, no? Ci sono delle... No, è un punto di partenza, il riconoscimento, da che cosa deriva il riconoscimento della dignità generale? No, non si preoccupa. Magari avrei due domande anche io alla fine. Se... Sì. Allora, da che cosa deriva il riconoscimento della dignità in campo a tutti? Deriva dalle esperienze tragiche che si sono vissute nella prima metà del secolo scorso. Si è visto che cosa produceva la società della discriminazione, la società verticale. Produceva in 20 anni, poco più di 20 anni, ha prodotto due guerre mondiali. La Shoah, la bomba atomica.
Ma quando è finita la seconda guerra mondiale le persone si sono chieste, ma si sono chieste un pochino dappertutto, ma come facciamo a evitare che si ripeta un disastro del genere, che ci autodistruggiamo? E la risposta è stata: basta considerare le persone strumenti, perché in una società radicale le persone sono strumenti, basta, a tutti la dignità. Allora questo, se vogliamo progredire, piuttosto che tornare indietro, deve necessariamente essere un punto fermo. Il lavoro da fare è quello di progredire, di far crescere, ecco, l'aspetto, il tema, e praticare il tema dell'educazione. E quello lì, secondo me, è il punto. La religione aiuta. A fare che cosa? All'obbedienza, sì. La domanda è: la religione è educata ad educare? Secondo me è educato a educare all'obbedienza. Ma non soltanto la religione è educata, ha contribuito a educare l'obbedienza, il fatto che questo paese è stato dominato da stranieri, chissà per quanto tempo, che comandavano, no? Cioè, come se fosse, tra virgolette, una colonia, no? E il diritto alla disobbedienza? Io sono partito, poi arriverà anche in studio una domani mattina prima che parli. Io sono partito dicendo che tutte le regole sono uguali. Secondo me ci sono regole che andrebbero trasgredite. Secondo me gli italiani nel 1928 avrebbero dovuto non applicare le leggi razziali. No. Come? Un po' qualcuno non le applicava. Ma pochi. In Danimarca le leggi razziali non sono entrate in vigore. No, dipende, attenzione. Se in Italia, mentre facevo il magistrato, sapete che mi sono dimesso da 5 anni, facendo il magistrato fosse stata introdotta la pena di morte, io mi sarei dimesso. Il giorno in cui entra in vigore la pena di morte, dimissione. Perché non è mica vero che... Cioè, le regole si contestano quando... Uno... non riguardano i più fondamentali diritti della persona. Due, non esiste la possibilità di cambiarle in tempo utile. Tre, ci si assume la responsabilità della trasgressione. Noi siamo arrivati, quindi i diritti degli altri, mica uno ti diceva non pago le tasse perché. No, non è vero. Voi sapete come si è arrivati alla voi non sapete, siete troppo giovani, all'obiezione di coscienza, al servizio civile. Noi non sapete neanche, c'era la militare obbligatoria, poi invece sono una femmina, non importa niente. Perché l'uomo obbligatorio è soltanto per i maschi, l'unica discriminazione, cioè non coerente con tutto il resto. Com'è che si è arrivati? Si è arrivati servizio civile, ad ammettere il servizio civile che prima non c'era. C'era la leva obbligatoria e tutti dovevano andare a militare. Se uno non andava a militare, doveva venire in casa e ti accompagnavano. No, non è che ti accompagnassero, soltanto ti facevano un processo. Ti facevano un processo, venivi condannato e andavi in prigione. E un giorno un ragazzo arriva la cartolina 300, questo è l'ordine di andare a fare il militare, gli arriva la cartolina, va al distretto, che era il luogo in cui si doveva presentare, e dice: quando mi è arrivata questa roba qua, ci deve essere un errore, perché io non posso fare il servizio militare. Ma com'è che non puoi fare il servizio militare? Non posso fare il servizio militare perché io penso che non esista niente di peggio rispetto a uccidere un'altra persona. E facendo il militare, si impara, non sai ragione. Quindi non posso fare il militare. E si cercava anche un accomodamento, quello là diceva, quello del distretto diceva: guarda, facciamo così che tu
il servizio militare lo fai, però non vedi mai un'arma, stai in furgonia, stai nell'amministrazione, quello che vuole, sì, sono mica stupido, no? È la stessa cosa. Appartengo a un'organizzazione che ha lo scopo di ammazzare, quindi non posso fare il servizio militare. E guarda, se non fai il servizio militare, però devi andare in prigione. Devi andare in prigione, fai un processo, vai in prigione, esce, dopo un paio d'anni, una cosa del genere, torna a casa, zacca e trovi subito un'altra cartellina precedente. Eh sì, perché l'obbligo di prestare il servizio militare durava fino per i militari, per i soldati semplici, si chiamavano militari di truppa, fino al 46. 5 anni. Come? 5 anni. Ah, ci credo, durava fino a 46 anni. Sì. E allora tornava al distretto, bla bla bla, lo rimettevano in prigione, e così per 2 o 3 volte, fino a quando bene o male la smettevano, perché sembrava anche loro che fosse una cosa. Comincia uno, fa qualcun altro, diventa un problema, finalmente ci si accorge e cambia la legge. E attenzione, perché poi dice, le regole si possono non rispettare con danno altrui, allora non va bene, ma si possono non rispettare senza nessun danno, anzi. E ci sono persone che sotto il fascismo hanno salvato tantissimi ebrei, ci hanno fatto anche qualche sceneggiata, qualche fiction. Però tornando al servizio civile. Aspetti un attimo. Non rispettavano le regole, altro che tanto che qualcuno è stato ammazzato. Tornando al servizio civile, i primi hanno cominciato a farlo perché avevano un'idea all'interno della convinzione. Cioè, poi ci si sono accodati, come si suol dire, per i porci, per evitare i servizi militari. Lo facevano 2 anni invece di fare, cioè, non so. Io non so mica, qui lei mi fa che certe, comunicato che hanno fatto i cappellani militari in pensione, che hanno dato, comunicato che ha dato origine poi a tutta la vicenda di Don Milano. Perché questi militari, cappellani militari, si erano in un periodo, no? Di crescita del problema dell'obiezione di coscienza, hanno tacciato di viltà di obiettore di coscienza. E da lì è cominciato il processo che hanno fatto a Don Milani, perché lui ha risposto a questa cosa in un modo un po'. Cioè c'è gente che è andata in Africa, che è andata in chissà dove, e come no, ne conosco, se vuole le faccio vedere. Poi ci sarà anche stato qualcuno che, come quelli che cercano di fare il servizio militare praticamente senza farlo, certo. Adesso credo che ne abbia diritto. Io ovviamente non ho voluto interrompere perché poi c'era tanto interesse al pubblico, sì. Quindi non assolutamente. Lei prima ha raccontato quella storia molto efficace a proposito dell'evasione fiscale, il signore che non paga le tasse. Poi c'è stata una domanda del pubblico interessante, anche diciamo molto concreta, secondo me, che hanno chiesto appunto se c'è un popolo di riferimento, un esempio da cui guardare. E io le voglio chiedere, lei ha citato gli scandinavi, volevo chiedere innanzitutto com'è possibile secondo lei che ci sia a volte, che si crei quasi un consenso popolare attorno a chi fa la furbata, l'evasore, insomma, molte volte diciamo il mancato pagamento delle tasse per esempio viene contrabbandato per legittima difesa. Volevo chiedere se l'operazione è mancato qualcosa soltanto dal punto di vista culturale, è mancata un'operazione culturale in Italia, perché in Scandinavia sì e in Italia no. E poi a questo proposito, se non è mancato invece qualcosa anche dal punto di vista repressivo. Lei prima ha fatto un discorso repressivo, legislativo repressivo, lei prima ha fatto un discorso, diciamo, si è parlato anche di pena afflittiva. A questo proposito, questi determinati reati in Italia, anche dal punto di vista del legislativo, non vengono scambiati per reati minori. Negli Stati Uniti, per esempio, il mancato pagamento delle tasse, l'evasione fiscale è un reato gravissimo. Okay. E a proposito della pena afflittiva,
approfitto di chiedere tutto adesso, se il problema non è piuttosto che la pena a volte è come una regola, cioè sembra non certa, in molti casi è così, diciamo, in concreto non si traduce in quello che effettivamente dovrebbe essere. La pena non è certa mai, nel senso che persino negli Stati Uniti, mica tutti i ladri d'auto vengono presi, tanto meno i ladri di biciclette, e anche gli omicidi non vengono presi tutti. Perché? Perché è impossibile. In Italia credo che l'80% dei furti è stipulito, ma non credo che negli Stati Uniti in America sia tanto diverso. Questo è un primo profilo, un primo aspetto. Però se è la pena, non è la pena. Aspetti un attimo. In Italia la pena è certissima, nel senso che esistono delle regole che ci stanno prima dell'applicazione della pena, e si sa benissimo qual è la pena che varia a seconda dei comportamenti. Ma questa convinzione generale, questa fiducia incredibile nella certezza della pena, io credo che valga la pena di essere approfondita, di essere criticamente analizzata attraverso un altro racconto. A me piace parlare del racconto. Ci sono due ragazzi, 20-21 anni, poi è successa questa disgrazia, perché oggettivamente per loro una disgrazia, ha cominciato a sniffare un po', vai, sniffa oggi, sniffa domani, e sono diventati dipendenti dalla cocaina, e la cocaina più vai avanti, più ne consumi, più soldi richiede, resta senza soldi, sono proprio poveretti, un po' sfantumati, gli viene in mente di andare a fare una rapina in tabaccheria, vanno, vengono beccati subito, perché non sono capaci, e vengono processati, 5 anni per ciascuno. 5 anni per ciascuno, entrano in prigione, uno dei due entra nella cella, piange, entra piangendo, perché non è una bella esperienza andare in prigione. L'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni, parleremo anche di quello. Entra piangendo, arrabbiato, disperato, e c'è un signore, è messo in cella con un signore che ha ammazzato la ma ha ammazzato la moglie in un impeto di ira. Perché? Perché è successo un litigio, capita, no? Bisogna stare attenti delle volte, anche da parte delle femmine, bisogna stare attenti che non scappi la mano, no? E a lui, che era una persona integerrima, è proprio scappata la mano, si è immediatamente pentito di quello che ha fatto, l'ha ammazzata perché si è dato una coltellata, aveva il coltello in mano, la moglie l'ha fatta arrabbiare, si è girato di scatto, appena finito di piantare il coltello nello stomaco della moglie, si è veramente distrutto, una persona distrutta, ha chiamato i carabinieri, ha chiamato la polizia, ha chiamato l'ambulanza, arrestatemi, non merito più di vivere, eccetera. È stato arrestato, condannato, e si trova in prigione. E vedi questo ragazzo che piange e gli chiede, com'è che piange? Cosa ti è successo? Lui racconta la sua storia, dice, e questo signore gli dice, ma scusa, ma ti sembra una rapina, ma non ti sei mai posto il problema dell'effetto che questa violenza fa nei confronti del tabaccaio? Cioè, ma comincia, e gli suggerisce letture, ti parla tutti i giorni, quanto tempo hanno, stanno certo insieme. Nel giro di un anno questo ragazzo è completamente cambiato, perché approfondendo, studiando, leggendo, o non farebbe più male a nostro, deve stare in carcere per 5 anni. L'altro ragazzo invece capita in una cella in cui c'è un medio boss della mafia. Anche lui entra piangendo e il medio boss gli dice, oh, ci ricordi? E quello gli spiega. E questo medio boss gli dice, ma scusa, ma ti sembra il modo di fare la mafia? Adesso guarda, per prima cosa bisogna che facciamo, adesso c'è l'ora d'aria. Guarda, vieni con me. Perché questo è un posto in cui mica sempre ti rispettano, anzi. Allora vieni con me, mi stai vicino, parli con me, io parlo a te, che così capiscono tutti che sei mio amico e nessuno ti tocca, ok? Allora, questo ragazzo fa l'ora d'aria, è stupito del rispetto che gli viene rivolto da tutte le persone, da tutti gli altri. Torno nel cielo e il boss gli dice 5 anni che stai bene, da adesso cominciano le lezioni. Perché?
perché insomma per fare queste cose bisogna essere capaci di mantenere il segno, altro che da fare la binetta magari, il segno delle cose serie. Quindi cominciamo. Escono tutte e due dopo 5 anni. Il primo, siamo sicuri che sarebbe potuto uscire dopo un anno, dopo un anno. La società non sarebbe stata assolutamente a rischio. Il secondo, sappiamo che dopo 5 anni esce, e quello che intende fare è prepararsi bene per fare una rapina con i fiocchi. Beh, la certezza della pena non garantisce proprio niente. Eh sì, noi siamo veramente indietro. Perché se la certezza della pena garantisse, allora non ci sarebbe devianza nei posti, ammesso che ce ne sia uno, in cui la pena è sicuramente certa. Non è quello il canale, non è quella la strada. La repressione insegna a obbedire. Per obbedire bisogna essere controllati. Cos'è che faccio con i ragazzi per la dimostrazione, no? Mettiamo che uno no, cioè, quindi è difficile. Ecco, sì, ma siamo anche loro, io vado alle scuole, voi che siete, sono all'università, avete ormai una sensibilità solitaria. Vabbè, facciamo che siete al liceo. E facciamo che lei ha 16 anni. Lei ha 16 anni, ma posso uscire, perché ho ritorno all'una, no, dormi a mezzanotte, finisco, 12 e mezzo. Esce, torna. Invece che alle 12 e mezza alle 4. Torna alle 4 e papà sa, abbia vinto la vetta, per punizione per un mezzo non esce. Passano 3 giorni soltanto. E papà riceve una telefonata, come si chiama lei? Isabella. Va, bussa la camera di Isabella, scusa, cosa c'è papà? Guarda, è successo che ti ricordi quel nostro lontano parente che sta in Val d'Aosta? E sta proprio male, io e la mamma dobbiamo andare. E stiamo via 3 giorni. Mi raccomando, Isabella, sai che sei in punizione. Per queste 3 sere in cui noi non ci siamo, non esci. Cosa fai, Isabella? Si vede dalla faccia, è già lì che è entusiasta. Eh sì, ci vuole il controllo. Invece, se Isabella, invece di essere stata minacciata di una punizione, fosse stata accompagnata dai suoi genitori sulla strada del sapere il perché, e forse la sua risposta sarebbe stata diversa. Anzi, se la strada fosse stata seguita esattamente, sarebbe diventata lei la custode di se stessa. A proposito delle tasse, ve ne racconto un'altra, poi andiamo, perché io veramente sto... questa è una cosa vera, c'è un signore che... c'è una società olandese, non me lo ricordo mai, ma fa lo stesso. Una società olandese che questo signore vive in Italia, che è esperto di non so che cosa, lo chiamano e gli dicono, guarda, abbiamo bisogno di una sua consulenza su questa materia. Ce la può fare, sì certo, grazie, anzi, si mette d'accordo sul prezzo, lui fa la consulenza, manda la parcella. Ricevono la parcella e lo pagano subito. E lui telefona, perché è una persona molto scrupolosa, telefona e dice, vi ringrazio perché siete stati puntualissimi, però volevo avvisarvi di una cosa. Se voi pagate in questo modo i vostri collaboratori, i collaboratori potrebbero evadere le tasse. Si sente rispondere, ma scusi, ma perché dovrebbero evadere le tasse? Perché potrebbe venirgli in mente una cosa del genere di evadere le tasse? E nei confronti di persone che ragionano in questo modo, la sanzione non è neanche necessaria. Non gli passa per la mente, no? Da noi, lo sapete quanti sono gli omicidi da noi? Ogni anno quante persone vengono uccise in Italia, volontariamente? Più o meno. Le donne già
migliaia di medici. 200 omicidi, provate a farla vedere. Va bene, sono tra 500 e 700, varia, una volta 500 e 700, sono tra i 500 e 700 su 60 milioni di persone. Secondo voi, noi così, sarebbe meglio se fossero meno, però non è perfettissimo, che ci ammazziamo l'uno con l'altro, perché abbiamo paura della prigione o perché non è una bella cosa? Perché siamo convinti intimamente che non si ammazzano i propri simili? Cioè, non lo so, magari qui lo intendo, se non ci fosse la prigione, a voi ci sarei soltanto io. Ma ci si controlla per paura di andare in prigione o ci si controlla perché si pensa che non... E allora vedete che non è che sia necessario un controllo incredibile, no? Pensate che sarebbe anche facile ammazzare qualcuno. Non è che sia. E sarebbe facile anche ammazzare qualcuno senza... Io non voglio che voi... Anche questa qua è una grandissima leggenda del popolo. In Italia, in carcere, ha fatto scandalo un ragazzo che aveva 16 anni quando ha commesso una cosa terribile. Però un ragazzo di 16 anni è stato 9 anni in carcere. Allora, si è fatto scandalo dicendo guarda che lo dico è costato poco, no? Vuol dire che generalmente ci si sta di più. Perché ci sono anche lì le regole. L'articolo 575 del codice penale dice chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a 21 anni. Può abbassarsi per via delle attenuanti, eccetera. Però non arriva un giorno a 2 anni come sono convinti tutti gli italiani. E d'altra parte abbiamo finito adesso di dire che sono così civili finlandesi perché di fronte all'uccisione di 80 e passa persone o 70 e qualche lei quanto è stato condannato? È stato condannato a 21 anni. Allora dobbiamo renderci un pochino d'accordo. Io mi aspetterei di sentire dire ma guarda come sono barbari i finlandesi che per 70-80 persone 21 anni, che roba è? Cioè, è una cosa, sicuramente non sarà costretto a vivere come vivono i detenuti in Italia, che è una cosa assolutamente vergognosa e che dipende da ciascuno di noi. No, nessuno può chiamarsi innocente su questa cosa. Sarà tutelata la sua dignità, nonostante quello che ha fatto, perché il principio è che tutti sono dignità. E poi certo che farà un percorso teso alla rieducazione, ammesso che sia possibile. Credo che possiamo, contento magari non, ma soddisfatto. Sicuramente sì. Perché non solo sei ottimista, tu lo dici, sei solo ottimista. E un po' di tempo fa ha lasciato la struttura dicendo che non riusciva a cercare di migliorare, tutto sommato, e ha intrapreso questa attività di divulgazione. Un'altra storia, ho capito che l'abbiamo fatto. Mi sono dimesso. Com'è? No, domani ho un impegno a Orbia, qui vicino a Orbia, e poi devo andare a Milano perché ho un impegno a Milano. Rapidissimamente. Mi sono dimesso alla magistratura perché mi sono trovato come un idraulico che mi ha chiamato una mattina da un signore perché questo signore va in cucina per prendere l'acqua. Per farsi il caffè non esce l'acqua. Chiama l'idraulico, anche per l'idraulico. Lavora sul pavimento chissà quanto, ma l'acqua non arriva. A un certo punto si chiede, vuoi vedere se c'è qualcosa che sta prima nel pavimento che impedisce di arrivare l'acqua? Segue le tubature e arriva in cantina, si trova davanti al pavimento centrale, lo guarda, ritira fuori i ferri, lavora chissà quanto, ma alla fine torna in cucina e l'acqua arriva.
E io per 30 anni ho lavorato sul gabinetto della cucina, e cioè ho cercato di far funzionare la giustizia facendo il magistrato. A un certo punto, visto che la giustizia funzionava sempre malissimo, mi sono chiesto, non è che c'è qualche cosa da guardare prima dei tribunali, le corti d'appello, i giudici, i pubblici ministeri, gli avvocati, eccetera. Ho seguito le cubature metaforiche e mi sono trovato davanti al Quinetto Centrale, che è la relazione che esiste tra noi e le regole. Se non capiamo il perché delle regole, se non riusciamo a seguire quello che abbiamo fatto un pochino questa sera, io voglio, e se le persone così frequentemente trasgrediscono, è impossibile che la giustizia funzioni. Ma credo che io sia... credo che sia abbastanza evidente che sono ottimista, perché sennò, ma perché mai dovrei essere questa sera? E domani mattina Osia e via dicendo. Ci vorrebbero, cioè, persone come lei che invece di fare le fondazioni lavorassero. Non so, adesso non lo ognuno secondo quello che ritiene, però io credo che secondo me proprio la cosa più importante sia questa, e cioè sia quello approfondire, riflettere insieme su questa materia in modo da metterci dentro qualche cosa che ci consenta di cambiare il nostro rapporto con il Ministero. Ok? Grazie.